Hanno rotto le finestre, abbattuto le recinzioni e completamente devastato i locali interni. Ancora un raid vandalico ad Arezzo, nelle mire di ignoti, questa volta è finito il campo da bocce di San Leo. Non è possibile, io non capisco, non lo so. Ma che mondo che si vive? Brutto, molto brutto. La struttura, di proprietà del comune di Arezzo, si trova lungo la strada principale a due passi dalla scuola. Lo scorso autunno erano stati proprio i genitori dei bambini iscritti alla scuola a denunciare danneggiamenti, degrado e bivacchi in quella zona. Da quando l'hanno preso in gestione altre persone? Proprio il degrado assoluto. Attualmente il bocciodromo è chiuso in attesa di essere dato in gestione a soggetti titolati alla sua riapertura al pubblico. Lo scorso 29 gennaio era stata installata la nuova recinzione. E nel giro di 5 giorni è stato completamente distrutto. Addirittura abbiamo visto delle panchine che sono state divelte, un'area da picnic che è stata messa in verticale, quindi delle situazioni veramente che io ad oggi ancora non avevo mai visto. Io reputo che un comportamento del genere sia prima cosa infantile, ma soprattutto che non serva a chi sta lì, insomma, perché questi ragazzi, penso che tutti i giorni stanno in quell'area, sono loro che usufruiscono di un bene che comunque è di tutti, che l'amministrazione stava mettendo a loro disposizione in maniera più decorosa. In questa maniera veramente è stato distrutto tutto. Io ho detto che chi fa certi interventi, certi disastri, dovrebbe pensare un po' quello che sta facendo. Purtroppo l'aria dovrà essere rimessa a posto, perché è indecoroso vedere una situazione del genere. E poi dopo, parlando anche con l'assessore allo sport, l'assessore Scapetti sta portando avanti un colloquio per ridare l'aria in gestione a delle persone che hanno voglia di rifar rivivere quello che era quell'area in maniera decorosa e in maniera soprattutto funzionale alle esigenze poi dei concittadini che abitano in quella zona. È un piccolo impianto sportivo che però può essere da collante per tutte le figure che rappresentano quella frazione, quella zona del comune di Arezzo, e quindi credo che sia poi importante far vivere certi posti.